Salve a tutti e bentornati sul canale dei Padawans. Io sono Lara e oggi, grazie a nerdream.it e al software house indipendente Dream Painters Software, spero di aver pronunciato tutto bene, giochiamo a Nascence. Nascence fa parte della trilogia di Anna, non mi ricordo adesso la trilogia di giochi ambientata nell'universo di Anna. Sto leggendo spudoratamente l'articolo che abbiamo fatto su nerdream.it, anzi, no, ve leggo un pezzettino. Allora, innanzitutto, questa è una demo in anteprima, il gioco uscirà entro il 2021. È una piccola demo che ci presenta dei puzzle ambientali del gioco, consentendo ai giocatori, che sto leggendo l'articolo che ha fatto il CEO di Nerdream, Valerio Vega, consentendo ai giocatori di esplorare la sezione di apertura di Relunè, spero di averlo pronunciato bene, in Val d'Aosta, il villaggio rurale italiano dove si svolge la storia di Nascence. Quindi, horror psicologico anche questo come Anna. Detto questo, io andrei a cominciare questa anteprima, questa piccola demo dei ragazzi di Dream Painters Software. Mi piace perché riesco a dirlo, quindi lo ripeto. Vabbè, cominciamo questa demo, va? Nuovo gioco. Pronto? Hello? Thomas, I'll be as brief as I can. Get to the village of Relanay, the one where Mark was. We lost all contacts with him. Now the judge wants those ashes. You know, the ashes of that woman. The witch he always talks about. He said Mark failed us all and now we need those ashes. What? No, don't. Don't talk now. Just listen. I can't stay here long. I understand there's a museum. Start from there. Try to find Mark as well, please. Last time I heard, he was so calm. He said he was having beautiful dreams. I'll hang up now. I think someone's watching me. Good luck. Ecco. Vabbè, cominciamo. 80.000 pound per una villetta in montagna a Relunè, un affarone. Sono quasi arrivato al villaggio, riesco a intravedere le case. Stando a quanto mi è stato detto, dovrebbe essere disabitato. Bene, quindi non c'è una ceppa di nessuno. Farne un luogo turistico, che idea stupida. Comunque sia le ceneri. No, sia le ceneri dovrebbero essere nei dintorni, è stato rotto male. I sacerdoti non hanno saputo dirmi dove. Devo cercarli partendo dal museo, ma prima devo ridare la corrente. Ma stiamo nel bosco. Premi J per vedere il diario contenente una lista di compiti da fare. Premilo di nuovo oppure non mi date mai tempo di leggere una ceppa, al solito. Lì c'è una via, ma voglio andare verso il villaggio perché qui è un po' troppo buio. Ho già la torcia. Premendo il tasto W si accede all'inventario. Vediamo. Perfetto. J. Allora dobbiamo attivare la corrente, trovare un modo per entrare nel museo, trovare Mark, perfetto. Se n'è andato da solo, non ho. Ah, siccome non si può giocare con. Questa demo non si può giocare con Benvenuti a Relunè, con il pad sentirete purtroppo, ahimè, i rumori fastidiosi del mouse e della tastiera. Non ci posso fare niente. Corrente, interruttore generale, della. Allora, questo titolo è. Clicca e tieni premuto il tasto sinistro del mouse per interagire con gli oggetti che mostrano l'icona. Perfetto. È di un team italiano, ossia ci sono anche ragazzi italiani in mezzo, da quello che ho capito. Tiriamo la leva. Ora il paese dovrebbe avere l'energia elettrica. Dai, trova un modo per entrare. Vabbè, ho capito, ma fatemi leggere. Trova un modo per entrare nel museo. Vabbè, sempre come prima, come ho detto, scusate. Allora, dammo, se può correre, sono bradipo, tutti i bradipi. Io non lo so, vabbè. Quindi, siccome è composto anche da un team italiano, sono molto contenta, come molti di voi sapranno, si ricorderanno, forse. Sviluppo foto, della.
E noi andiamo di qua. E sono sempre molto contenta di portare i titoli italiani perché io sono una fan delle software house indipendenti, insomma, come si dice. Devo spegnere perché non leggo. Indipendenti italiane poi, perché io penso che possiamo fare tanto in campo videoludico. Allora, museo, elettricista, sales office. You are here. Bene, noi siamo qui. Servizi per i compratori, service for buyers. Il mio inglese maccheronico ormai lo conoscete tutti. Andiamoci là. Ma qui c'è una statua, tipo. Interagendo con un oggetto, se è combinabile, verrà mostrato l'inventario. Se l'oggetto ha un'azione di default, vabbè, ma fatemi leggere. Allora, vi dico già, sviluppatori, questi messaggi a video, lasciateli almeno per me. 5 secondi in più perché non si può leggere così de corsa. Come faccio? Scusate, ma cos'è? Questo cos'è? Un orso? Un grizzly? Beh, qui è facile, eh. Tutte queste case di montagna bellissime, poi tra le altre cose. Vabbè, andiamo di qua, va. Questo è il Museo della Valle, Valley Museum. Ecco, de vale. Chiuso. Chiuso a chiave, me l'aspettavo. Il culto dice che la chiave dovrebbe essere qua intorno e la cercherò. Fosse per me, spaccherei tutto, pure io. Ma ho promesso al cancelliere di controllare i miei istinti e mettere una museruola alla mia ira. Ma sì, mettiamola. Quindi che famo? Come se... Questo è il museo. Dice, comincia dal museo. Cartello. Ah, scusa, ma che devo fare? Dove la circo la chiave, scusate, eh? Sta qua? No. Sviluppo foto. Qui sviluppano solo le foto a sto paesello. Ma questi sono statue di legno, tipo? Qui c'è la fontana. La legna. Questo è un capannino? Entriamo nel capannino, facciamoci gli affari loro. Ecco, c'avevo la torcia, non lo usavo. Dunque, qui c'è una... Sì, avete capito, no? Valle d'Oste... D'Aoste... D'Aoste... All'Oste... Valle d'Aoste... Vabbè, è francese, sì. Valle d'Oste... Praticamente... Wow, ho detto uguale. Allora... Attenzione, chiave museo, ma come mai è qui sta chiave del museo a portata di mano di tutti? Ma cos'è? Non si può, ragazzi, ma mica dite sulle chiavi? Io non lo so. Vabbè, diamo una spippolata intorno, in giro, per vedere se c'è qualche altra cosa, ragnatele ovunque. Vabbè, questo è un capanno disabitato, l'unica cosa pulita è sto poster. Vabbè, lì c'è un'altra... Statua inquietante, un serpente con una testa umana. Ma cos'è? Ma veramente brutto. Paleo, chiesa, Paleo Church. Ecco, qui ci viene a fare messe Padre Cain. Andiamo, se va, andiamo a vedere sta chiesa. I frame rate, gli FPS sono un po' ballerini, eh. Sto notando. E si vede anche. Vabbè, questo è un tabernacolo. E questo che cazzo non è? Ma un mortace, ma tu sai la chiesa? Non c'è la chiesa? Questa è la sedia papale. Vediamo, c'è un cartello, forse ci... Allora, albero di Anna. Ah, ecco, Anna. Anna, forse già del primo. Allora, questo albero di età stimata sopra i 300 anni segna il luogo dove venne compiuta l'ultima esecuzione per stregoneria della valle. L'evento portò alla nascita di un culto matriarcale basato sulla signora o Anna, la cui esistenza è continuata fino al tardo 800, quando la religione cristiana prevalse su tutti i paganesimi. Hai capito? Quindi qui ci hanno bruciato le streghe praticamente, pure l'ultima strega.
tipo un paio d'alici. Salve. Saprei. Visto che sono lapidi, non saprei. Queste sono cose, quelle che ti fanno ipnotizzare. Occhi dappertutto. Qui, coltello. Prendiamolo. Una mela, questo è l'unico coltello che riesco a estrarre. L'occhio è uno dei simboli della strega Anna. Ah, ecco, vedi. Marca è il più ortodosso di noi e ha sempre odiato le altre religioni. È stato lui di sicuro. A fa l'occhio? Cioè, tipo occhio, malocchio, per semone e finocchio. Siamo a 41 FPS. 38. 37, attenzione. Ci sono dei punti che sono bruttissimi, 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 veramente brutti. Allora, di qua. Questa zona è chiusa nella demo, ma sarà esplorabile. Vabbè, ve lo dico poi domani. Vabbè, damosi via, va. Andiamo al museo. Perdiamo tempo, facciamo le cose in modo ordinato. Qua c'è un altro tabernacolo. Qui ce n'è un albero troncato di netto. Mamma mia. Allora, apriamo la porta? Ah, questo è il menu, quindi questa dovrebbe essere la chiave. Sì, quello è il coltello. Allora, abbiamo trovato un modo per entrare nel museo. Negativi. Attenzione, prendiamo i negativi. Chissà se in queste foto posso trovare qualche indizio. Ma sicuramente. I costruttori avevano sicuramente un fotografo sul posto. Per fare? Se trovo il suo laboratorio non avrò problemi a stampare questi negativi. Sta scritto ovunque. Cioè, c'è solo lo sviluppo. Era la parte che preferivo, la stampa. Trova la camera oscura dell'azienda di ristrutturazione. Bene. Qui. Damo sede qua. La stufa. Premo il tasto Q, si evidenzieranno tutti gli oggetti interagibili vicino. Ah, vediamo. È vero. Gagliardo. Non c'è nient'altro? No. Vabbè. Allora, vediamo un po'. Maschera di rossa. Sembra. Vede i grigni denti contro. È orrenda, ma ha un suo fascino. Magari dobbiamo prendere. Questa qui manca, chissà perché. Boh. Io una certa idea ce l'ho. Sembra abbastanza anonima. Infatti. Qui, documenti da leggere, cose da prendere, no? Qui. Qui ci facevano il vino, la birra. Buona. Ma farei una birretta a quest'ora poi. Se vi dico che è. Non ve lo dico. Passepartout per il paese. Dovrebbe aprire ogni porta qua intorno. Figata, pazzesca. Sarebbe dovuto appartenere al custode del villaggio, l'angelo dei ricchi e distratti proprietari. No, oh. Beh, come dire, se avete perso le chiavi di casa in mezzo alla neve perché troppo ubriachi. Ma che è? Ma che è successo? Non saprei. Che è la strega? Quindi? Non l'avevo notato prima. Sarà parte dell'esposizione? Ma non c'era prima. Non l'hai notato perché non c'era. Che cazzarola è? Maschera di Anna. Per quanto ne so, questa è una delle rappresentazioni della strega. Ma cos'è? Facciamo scherzi, dica. Biscosi. Noi andiamo, eh. Arrivederci. Arrivederci. Salve. Qui c'è sta una scala. Come in Silent Hill. Saliamo? Dipinto. Angra Mainyu è uno dei nomi del giudice. Dipingerlo dietro alla strega sottomesso è blasfemia. È anche rappresentato come un mostro malvagio. Propaganda anti-angra, ovviamente. Ah, ecco, spazzatura. Ah, il mostro dietro, giustamente. Ma che razza di quadro è? Chi è? Niente, c'è nient'altro. E quindi damose. Allora, abbiamo la chiave che porta tutti i passepartout. Che apre tutti i passepartout.
Valle d'Aosta. The Valley d'Aosta. Che è questo? Assassino c'è scritto. Assassino. Damose. Ma che è? È il verso di qualche animale. Forse una volpe. Ma dici? Spero che non si avvicini troppo. Ho sentito che in zona c'è ancora la rabbia. Ma che cazzarola dici? Ma come? Ma cos'è? Allora, apri tutte le porte. Ah no, dobbiamo cercare lo sviluppo stampa. Sviluppo foto de là. De qua. Giusto? Sì, de là. Oh, ma che è? Quella sedia. La ricordo bene quel modello, è stata la prima cosa che ho fotografato professionalmente per un catalogo di mobili. Ero all'inizio della mia carriera. Cioè, hai fotografato una sedia? Ma io non lo so, ma cos'è? Boh, ma che apri questa porta al passepartout, no? Comunque, più che case sembrano celle queste porte. Allora, dove si va? De qua? De là? No, forse di qua. Sì, sviluppo, ecco qua. Sviluppo foto, damose. Attenzione, una volta stato, attenzione. Attenzione. Statua. Questa deve essere la strega di cui parla spesso il giudice. Quindi? No, scusi, non è che la sto toccando, che. Okay. Vabbè, damose, no. Non dice niente. Premendo il tasto T si accende e spegne la doccia. Sì, l'avevamo capito. Grazie. Allora, questo è l'ufficio vendite. Bureau de vente. Mi piace il francese perché come l'inglese non lo so parlare. Allora, la chiave. Dai. Ufficio vendite. Perfetto. C'è un occhio. Benissimo. Spippoliamo un po' in giro perché vediamo se c'è qualcosa. Attenzione. Stavano preparando 5 proprietà per la vendita. Valle d'Aoste. Vogliamo vedere se c'è una birretta in frigo? No, ciao Fabri. Quando il gestore delle vendite se n'è andato, l'ha fatto in tutta fretta. Te credo. Se è successo qualcosa di brutto, forse la strega c'entra qualcosa. Ma io non ho capito se intende la strega, il giudice o proprio una strega. Una strega proprio. Comunque qui si apre una ceppa. Vabbè. È successo un casino però qui, vorrei dire, disordine, ma sa. Attenzione, rivista. Ricordo questo numero. Dedicarono un trafiletto alla mia prima mostra fotografica. La definirono shock privo di contenuto. Fu un flop, perfetto. Mi hanno distrutto la carriera e la vita. Ma ho capito, ma te hai cominciato con una sedia, boh, io non lo so. Ma cos'è? Qui non saprei niente, qui nemmeno la mappa, nemmeno Aosta. Questo niente, ma non so dove sono finita, sono in alto comunque, sono sul lampadario. Là, andiamo siete qua. Sa bene. Un certo senso di. Qui non c'è una ceppa, io spippolo ovunque perché potrebbero esserci cose interessanti. Perfetto, esattamente quello di cui avevo bisogno. Ah, vabbè, la camera. Questa camera oscura doveva essere al servizio del cantiere. Spero di trovare del ridicolo porno amatoriale. Tieni una risata. Ma che zuzzo! Quante foto ai sassi può fare prima che diventi noioso? Ma questa non l'ho capita, eh. Ma spiegate. Fotografia. Questa foto è mia, come tua. Il mondo della fotografia ne fu impressionato, sa Dio perché, ma infatti, cioè. Mi ha fatto vincere un paio di premi e ottenere contatti nella aristocrazia della fotografia. Ma sta foto? Grazie a questa foto ho potuto avere la mia mostra. Tutto per una foto schifosa con un titolo evocativo. L'arte vera è un'altra cosa. Sì, la sedia. La sedia. L'arte vera è la sedia. Allora, qui ci sono delle foto. Non si capisce una cippa, però. Allora, proviamo a premere Q. Pulsante.
pulitore, ingranditore, attenzione, contenitore. Allora, pulitore, un liquido per pulire la pellicola. Pigliamolo, penso che ci servirà. Allora, qui, ingranditore, che funziona come The Medium, devo fare io? Allora, che devo fare? Devo mettere dei negativi trovati nel museo. Devo chiudere la porta e spegnere la torcia o brucerò la pellicola. Ah, giustamente. La. Perfetto. Spegniamo la torcia. La. Allora, negativi. Allora, questi sono i negativi. Il castello di sogni, credo. La pellicola è stata sporcata. Ah, sì, ce l'ho io la gente. Come è stata fatta questa foto? Ma che ne so. Allora, però, queste foto si possono. Vedo zoom. Perfetto. Allora, aspetti un attimo che torno subito, devo metterle nel liquido. Allora, mettiamo pulitore. Ok. Adesso mettiamo le pellicole, facciamo fare un tuffo alle pellicole praticamente. La pellicola, la slingua, però la pellicola è pulita. Rimettiamole qua. Allora, ma queste sono pulite? C'è chiaramente qualcosa, forse un numero. Possiamo. Trova la porta con la combinazione. Aspetta un attimo, quale combinazione? Io qua vedo una cosa proprio minuscola. Zoomma, zoomulo. Troppolo. Forse metto a fuoco? No, troppo fuoco. Zoom. Metto a fuoco? Troppo fuoco? Come si fa a vedere sta foto? Ma cos'è? Attenzione, attenzione. Attenzione. 3952? Proviamo ancora. Faccio così e poi faccio. Attenzione. 3982? 3982, non me lo ricorderò mai. 3982. Stampiamo, stampiamo per essere sicuri. Stampiamo. E quale devo stampare? Questa devo stampare. Oh, vediamo un po'. 3982. Ma a sapere dove sta sta porta. Cioè, a sapere dove sta sta porta. Ma io non so se le devo stampare tutte. Vabbè, ma stampiamole tutte. Puoi conservare fino a 3 immagini, appunto, va. Ma io volevo stamparle tutte. Ma cos'è? Vabbè, sciampè. Ho stampato la stessa foto. Spero che non pregiudichi il gioco. Riaccendiamo la torcia, che non si vede una cippa. Damose. Oddio, sa che sono qui. Ma chi? La strega sa qual è il mio compito. Ma dai. Devo fare la svelta. Tieni, si sono messi a disegnare. Tutti questi arzigogoli qua. Bruno vabbè, sediamo? Damose. C'è un'antenna radio funzionante. Potrei usarla per contattare gli altri della confraternita. Aspetta, noi dobbiamo cercare i Mark adesso, eh? La cosa aorta, giusto? Trova Mark, trova la porta con la combinazione. Ecco appunto. Secondo me se troviamo Mark troviamo anche la porta con la combinazione. Damose. Damose in sportiveggianza. Abbiamo capito che questo villaggio non si può. Ecco, il bradipo che si stanca subito mi ricorda purtroppo Alan Wake. Abbiamo capito, quindi dicevo che non si può andare dove vogliamo. In questo villaggio, forse. Che paesino, che villaggio, chiamarlo villaggio mi sembra proprio.
paesino nella Val d'Aosta. Allora, di là penso che si va verso la... Proviamo di qua, che c'è il cartello blu. Statua rotta, la parte superiore è stata tagliata via. Perfetto, ci piace. Oh mamma mia, qui è un disastro proprio. C'abbiamo il passepartout, eh. Oh, dai. Oddio. Casa dell'elettricista. Vediamo. Si è illuminato tutto. Cassaforte. Quella è una cassaforte. Attenzione, questa è una cassaforte. Attenzione. È chiusa, ti pareva. Porta. Apri la cassaforte di Mark. Ah, quindi questa è casa di Mark. Allora, qui ripiano. Mappa. Una mappa del paese. Gli scaffali non sembrano posizionati in maniera casuale. Allora, lei prende molte forme. Ci fa piacere. Ogni forma al posto giusto. Credo che si riferisca a questo rebus. Le luci di Natale? No, vabbè, non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Le luci di Natale, troppo bello. Troppo bello. Allora, qui c'è da leggere? No. Porta. Chiusa. Questo? Allora. Eccola la porta con... Attenzione, attenzione. Oddio, com'era mo il numero che non mi ricordo? 3982? Proviamo. 3, 9, 8. Vabbè che c'ho... Sì. Ma vaffa, l'ho scritto 2. Ecco, appunto. 3, 9, 8, 2. Se no c'ho la foto. Dai, dai. Ammazza, che brutto. Ma che è sta stanza? C'è sempre questa musica di sottofondo gagliardissima, molto rilassante, come dire. Questa chiaramente è la stanza di un pazzo. Tanto per gradire. Questa è opera di Mark. È sempre stato uno zelota nella nostra congregazione. Il giudice l'ha sempre trattato con riguardo, ma questa è la stanza di un pazzo. Beh, l'ho detto io adesso. Computer. Se faccio invio, niente, niente. Data desk. Che ci uso sul data desk? La maschera? La chiave, no? Attenzione, ho usato il coltello. Fatto, ora dovrebbe essere a posto. In che senso? Boh. Che è sta musica? Si spegne? Questa è una luce. Vedete? Luce. Spengo. Questa non si apre. La diffusa spegne? No. Beh, accendo la luce perché non so se vedete. Mamma mia, è terrificante questo. Che gusti barbari lasci fare, Max. Interruttore. Sembra diverso dagli altri. Ah, credo che abbia aperto qualcosa perché ho sentito un click. Ah! Ma cos'è? Resident Evil. Ma Resident Evil? Ma cos'è? Ma questi sono funghi allucinogeni? Eh sì, guarda la polvere. Oddio, mo mi sviene Thomas. Cazzo, riesco a sento a respirare. Ti credo, ma guarda che casino. Ah, Mark è questo. Che cazzo ha combinato? Lo stronzo deve aver compiuto qualche rituale proibito. Ma quale rituale? Questo è fallendo orribilmente. Sapevo che Mark era un idiota, ma non a questo livello. Ma dai, sembra... Ma guarda, si è pure quasi trasformato. Ma dai, ma questo è Resident Evil, il virus T. Statuetta di una strega.
Oh, sei girato, mortacci, stracci tua. Quanto puoi essere brutto. Non te muove, eh? Guarda i funghi. Te li sei proprio coltivati, in camera. Vizioso. Che non sei altro. Guarda i funghi, guarda. C'è niente che potevo prendere. Guarda, perfino nei cassetti ha messo i funghi. Ma proprio una cosa incredibile, stomo, eh. Tiè. È fatto abuso, non si fa. Marche, scusa, non ci fare. Allora, abbiamo sbloccato qualcosa. Attenzione, lì vedo una leva che non c'era. Ma guarda che belle ste luci. Mamma mia. Ma Natale non è il periodo più bello dell'anno? Sì. Leva. È successo qualcosa? Vediamo un po' qui. Qui. Usciamo fuori, vediamo un po'. Allora, abbiamo spento due luci. Attenzione, luce. C'è una luce poi disegnata sul muro. Quadro. Strano sia così storto. Questa è sempre chiusa. Pensavo che ce l'aveva aperta. Sembra chiuso elettricamente. Capito. Attenzione, anche in quest'altro quadro. Se si è storto, era dritto però questo, raga. Devo dire. Poi cadevo. Viene da qua la musica. Ma mo si è aperto l'armadio? L'hai aperto tu, Mark? O un fungo? Attenzione, statuetta. Guarda, tutte le mutande, i calzini sporchi. Non ti sei più cambiato, niente. Hai solo pensato a fatte dei funghi. Il maledetto. Ma questa è musica italiana. Ah, mo si è attivato pure il giradischi. Qua. Statuetta. Allora, se statuette, mi sa quante ce ne abbiamo? Allora, com'era? 1, 2, 3. Mi sa che ci manca una statuetta. Non so, 4 i ripiani là. Allora, aspetta un attimo. Oh, è questo? Un'altra statuetta? No, vabbè. Allora, a questo punto io andrei a posizionare, no, qua ci metterò 40 anni. Ecco, allora posizioniamo. Dunque, se questa è la mappa del villaggio, ma io non è che. Allora, qui sembrerebbe la strada che va su, no? E c'era la statua della strega. La statua della strega, questa. Poi qui dov'è? Fama occhio. Questo è vicino qua sotto, praticamente? No. Sì, qua sotto. Prima di arrivare qua. Poi facciamo a casaccio proprio. Questo o questa. Facciamo questa. Mo, se non scatta niente, mi tocca togliere tutto. Ma qualcosa si è aperto? La cassaforte? Dai! Una cassetta. Non ha dentro canzoni, ma dei programmi. Mark faceva giochi di avventura sul suo G-Tramp, erano tutti su quanto amava il giudice e su quanto fosse giusto. Immagino questo non sia da meno. Ma questa è una cassaforte? Mi sembra un quadro elettrico. Ma poi perché mettere una cassetta lì dentro? La vede solo lui, eh? Comunque, vabbè. Vado a mettere la cassetta nella chiappa coso qua, nel data deck. Là.
Le maschere invece? Press play on tape. Io non ho pressato. Vado? Ti trovi in una stanza spoglia che odora di fumo. In un angolo ci sono un letto di legno e un inginocchiatoio. Sul fondo del letto, piegata con cura, c'è una veste per la cerimonia di purificazione. Entra nel bagno, entra nel corridoio, prendi la veste cerimoniale. Ah, queste sono le scelte. Prendi la veste cerimoniale. Sta sul letto, no? L'ho presa? Boh. Entra nel bagno? Sì. Il bagno è spartano, ma funzionale. In un angolo c'è la comoda chiusa. La comoda chiusa che è? Ah, la... Vabbè. La tazza, praticamente. Come si dice? Il bagno, ecco. Sì, quella là. E all'altro capo della piccola stanza ci sono mobiletto con brocca e catino. E appoggiata a una sedia, una spada decorata da simboli sacri. È la spada cerimoniale. Torna nella stanza da letto, prendi la spada cerimoniale. Io la prendo perché potrebbe anche succedere qualcosa, però. E entra nel corridoio, entra nel bagno. Nel bagno ci siamo già andati, entra nel corridoio. Ti trovi in uno stretto corridoio illuminato da tre torce. Oltre questi pozzi di luce, l'oscurità è tanto fitta che non riesci a vedere il soffitto e a stento distingui i tuoi piedi. Pure. L'aria carica di fumo risuona di una musica solenne che proviene dall'altro capo del corridoio. Torna nella stanza da letto, entra nella chiesa. Io entro nella chiesa. Ecco. Appena entri nella stanza, senti un cancello aprirsi in lontananza. Nel tempio l'odore di fumo è ancora più intenso. Il basso soffitto il basso soffitto a volta è nero di caligine. Al centro della sala i fedeli cantano inni attorno a un enorme fuoco. I fedeli aprono un varco per farti passare e tu ti avvicini al fuoco scrutandolo. Tra le fiamme un volto fiero risponde al tuo sguardo e sorride. Avvicinati al fuoco, senza bruciarti. AM585. Grazie per aver giocato alla versione shareware di Dusk and Miss Embrance. Scarica la versione completa dalla frequenza radio AM580.5. Esci dal gioco. Devo capire cosa è successo qui. Forse questo gioco mi può dare qualche informazione. Ma come? Alla scuola c'è una radio, forse posso recuperare il resto del gioco da là. Vai alla scuola. Sì, ma queste maschere qui, dove le metto? Non si sa cos'è. Ma ha chiuso lui la porta? Allora è vivo. Vabbè, ti lascio a Virus T, mi raccomando, già ne hai abusato, si è visto, Te sei prosciugato, non lo so io. Allora, questo? Andiamo bene. Vabbè, allora noi andiamo, Scusi, voglio solo vedere se la porta si è aperta. No. Vabbè. Allora, arrivedergliela. O arrivederglielo. Arrivederci. Arrivederci. La salutiamo. Damose. Si è mossa la statua. Attenzione, si è mossa la statua. Salve. Salve. Guardi, lei è una nana confronto a noi, per cui stia attenta. Allora, arrivedergliela. Noi dobbiamo andare verso la scuola. Arrivedergliela. Salve. Salve. Questa è una delle statuine che abbiamo messo dentro. Scuola de là. Damose. Ecco, questa l'ho messa totalmente a caso, manco l'avevo vista, per cui c'è tanta roba. Arrivederglielo. La scuola è di qua, dove sto andando? Ah sì, giusto, scuola di là. Ah, verso il faro, damose. Cala, sento sfigato pure lui. Troppi allucinogeni, ho detto sempre. Cazzo, riesco a sento a respirare, come nella stanza di Mark. Aia. Oh mio Dio, io so dove sono. Dove?
Chi sono questi pupazzi di carta? Oh, che te... Non si indica. Finita la demo. 2021. Allora, è durata molto poco. Puzzle demo, infatti era proprio basata su... Questa demo mostra il gameplay legato ai puzzle di Nascence. Non vengono mostrate le altre componenti del gameplay che verranno mostrate in una seguente demo. Perfetto. Speriamo di giocare la prossima demo, allora, oppure speriamo di poter giocare il gioco completo alla fine. Quindi, io ringrazio ancora i ragazzi di Dream Painters Software. Bene. Ringrazio ancora nerdream.it e dalla Val d'Aosta è tutto, ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti.